Che bello applauso, che facciamo. Oggi inauguriamo il nuovo parcheggio della stazione di Colleferro, un parcheggio che sarà utile alla vita di tutti quanti coloro che lavorano fuori Colleferro e che fanno naturalmente, come diciamo sempre, attività pendolare, si spostano attraverso l'utilizzo del treno. Il parcheggio è stato realizzato con una, diciamo, manovra di bilancio che ha curato l'assessore Di Biase in accordo con l'ufficio tecnico e con l'assessore Zeppa, che ha consentito di rilevare questa zona, che era una zona estremamente degradata, era una zona che si era ridotta ad una specie di discarica, ad una specie di luogo di abbandono, e che ci ha consentito di aprirlo qualche mese prima della struttura dell'auditorium, che invece apriremo nei primi mesi dell'anno prossimo. È un parcheggio che ha la doppia funzione, perché appunto di giorno sarà utilizzato dai pendolari che vanno a Roma, che vanno a Frosinone, e che invece nelle ore serali potrà essere il parcheggio dedicato appunto all'auditorium, all'utilizzo che le persone che vengono ad ascoltare la musica, a vedere lo spettacolo, possono farne anche in maniera del tutto coperta, così nei mesi invernali si può accedere direttamente all'auditorium passando per il parcheggio. L'ingegner Casinelli ha seguito personalmente, lo ringrazio per questo, tutta quanta la realizzazione dell'opera. Lo ribadisco, soprattutto nel quartiere Scalo, che questa amministrazione ha voluto impegnare la maggior parte delle sue risorse a disposizione, perché crediamo che il quartiere Scalo sia il quartiere che più ha pagato dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista infrastrutturale alcune carenze. La vittoria che riguarda la chiusura degli inceneritori è sicuramente stata accompagnata da una serie di opere che non sto qui a ricordare, ma che l'amministrazione ha realizzato in questo quartiere. E diciamo che la conclusione di questo parcheggio ulteriore, la conclusione dell'auditorium nei primi mesi dell'anno, saranno, diciamo, il corollario intorno all'opera maestra che riguarderà proprio questa zona e che noi tentiamo di portare a casa prima delle elezioni del 2020. L'opera maestra, naturalmente, alla quale mi riferisco è la Via Romana, che, diciamo così, con le buone sicuramente riusciremo comunque ad ogni costo a riportare al servizio della città, e a quel punto anche questa opera sarà a disposizione di una rinascita di Colleferro Scalo, il luogo dove tutto è iniziato tantissimi anni fa e comunque il luogo che per decenni ha nella mente di tutto quanto il circondario caratterizzato il cuore pulsante della città. Certo che il cuore amministrativo e politico è Piazza Italia, ci mancherebbe, ma se c'è una radice profonda, quella è Colleferro Scalo.